di Mauro, sono nato a Monteporzio, il 15-10-50, vivo a San Michele, il comune di Mondario, sono stato sempre impegnato in politica, prima consigliere comunale, poi comitato. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi di Susanna, che cos'è per te Susanna Martini? Come una figlia, si può dire. Come una figlia perché l'ho conosciuta da bambina, perché era amico di famiglia dei Marcantonini, del babbo, Buonanima, Oscar. Perché Susanna è giusta come candidata? La Susanna è giusta perché si è sempre impegnata a livello volontariato, politico, quando abbiamo un centro qui in Aquilone, un centro per portatori di handicap di cui lei si è sempre impegnata. Impegnata per avere i locali, per la realizzazione di questo, che si può dare una mano per la zona, per questa vallata, che ma anche è perché mi sembra una vallata dimenticata da Dio e dagli uomini. Ecco, questo non abbiamo mai avuto una persona, cioè una persona che eletta nella nostra vallata, no? Dove praticamente ci siamo sentiti sempre un po' dimenticati. Ho capito. E non abbiamo mai avuto quel peso, chiamiamolo peso politico. Che si è vista. Quindi penso che la Susanna, conoscendola caratterialmente, quella giusta dose di testardaggine. La caratteristica che emerge di più nella figura di Susanna Marcantonini. Intanto la simpatia. No, poi come si sa proporre verso le. No, ha tutte le caratteristiche adatte per essere una bellissima consigliera regionale. Ah, oltretutto. Oh, ecco. Oh, bene, bene. Oh, ma siamo tutti d'accordo.